Si continua a lottare sotto quel ferro. Bentil va a spazzare la conclusione di Wims. Prova a ripartire subito il contropiede di Milano. Trovato Shields che si protegge col ferro. Gioco 2 con Jeté. La palla dentro proprio per il francese. Capisce tutto però la difesa di Milano che può ripartire. Rodriguez si protegge il pallone. Una difesa in questo caso di Heinz. Rodriguez palleggio, arresto scarico per Shields, altra volta dall'altra parte del ferro, altro canestro. Wims riceve da Bellinelli, vede dentro Jeté, ancora una volta si chiude la difesa milanese, altro recupero dell'Olimpia, ancora Shields che vuole attaccare, si appoggia al vetro, 6 punti su 10 dell'Olimpia. E fin qui tutti i 5 punti segnati dalla Virtus sono proprio del febbricitante Schengelia. Rodriguez dall'arco prende la tripla sul palleggio, arresto e tiro. Dall'altra parte per Milano. E c'è anche Teodosic per la Virtus, mentre da Tome segna la tripla. Che resta con lui. Penetrazione, scarico a cercare Teodosic, un'altra palla persa. Shields si vola verso il ferro e schiaccia due mani. Il canestro del più 13. A creare separazione, poi non c'è spazio per il tiro. Bisogna cercare un aiuto in Devon Hall che va dentro da Melli. Guarda il cronometro 24 per sapere quanto tempo manca. Lucidissimo Nicolò Melli che poi... meno 11 Virtus. Shields dentro per Melli che riapre per Grant, tanto spazio per la tripla, venendo anche travolto da Teodosic. Con quella mano lì arriva debole al ferro. Heinz dall'altra parte, trovato da Grant. E fanno 8 per lui sui 16 totali della sua squadra. Dall'altra parte Grant sulla sirena, manda a terra Schengelia e segna il canestro allo scadere. L'ha colpito negli ultimi 3-4 giorni, mentre Hall vuole giocare contro Paiola. Scarico per Datome, palleggio laterale per alzarsi da 3. I primi 2 punti per Jeté, mentre Shields viene perso in angolo, si alza e spara, scrive T3, anche la tripla per Siobhan Shields. Di nuovo Shields che vuole correre, trova davanti a sé Ali Begovic, poi torna anche Hackett, vede però il taglio di Grant, fa tutto Siobhan Shields. Utilizzato in gara 4 su questo parquet, Ne oggi invece sta avendo tanti minuti, sta avendo tante responsabilità, chi ne sta avendo più di tutte però è sempre il solito. Schengelia va da Jeté, arriva il tocco di Heinz che poi intercetta definitivamente il pallone, corre Rodriguez, vede il rimorchio di Datome, tutto molto ben fatto. Ancora Rodriguez, vede il taglio di Heinz, palla in mezzo a due corpi, con i tempi e i modi giusti. Sulla gamba e a recuperarla, mamma mia. Datome da 3, torna a segnare, fanno 15 nel match. Chiude la strada Jeté, deve venire a prendere quasi il pallone nel cerchio centrocampo Rodriguez che spara la tripla da 11 metri, il jolly pescato. Rodriguez alza per Melli che prova il volo a deviare il pallone e ci riesce. Rimaniamo concentrati perché ovviamente la strada è ancora lunga. Intanto una delle classiche giocate di quest'anno di Milano che vuole correre dall'altra parte. C'è Hall, Eurostep, si protegge col ferro. Lo tocca verso Shields, raddoppiato da Paiola e da Mannion. Deve mantenere l'equilibrio, poi Bentil tiene i piedi in campo. Riesce a ridare la palla a Siobhan Shields. Dal perimetro si alza e spara, sbaglia la conclusione. C'è il solito Heinz però a rimbalzo offensivo. Cerca di giocare con i compagni di squadra. Rodriguez attacca il ferro, batte Cordinier, arriva fino in fondo. Non c'è spazio per fargli arrivare il pallone. Hall in penetrazione, vede il taglio sulla linea di fondo di Melli che ne trova altre 2 e continua lo straordinario. Dal campo esultando a pugni chiusi Melli che si prende anche l'abbraccio del suo allenatore, mentre Heinz dall'altezza della lunetta. Hackett scruta l'orizzonte, non trova linee di passaggio, vuole allora battere Rodriguez che gli porta via ancora una volta il pallone. Il layup in totale solitudine per il Ciaccio. Cerca di limitare i danni qui, Rodriguez porta via la palla ad Hackett. Dopo va a chiudere, aumentare. Palla alzata da Rodriguez, trova Heinz che vede il taglio di Bentil, centro dell'area. Per la squadra di Scariolo, adesso è pronta a mettere in campo anche Cordinier e Tessitori. Ci riprova da Tome, voleva il ventello, lo trova con la tripla. La festeggia a braccia larghe facendo l'aeroplano. Jerian Grant va da Bentil, scarico per da Tome, si mette in ritmo ancora per un'altra tripla. Segna anche questa, la quinta del suo match. Con Delaney, con Tarceschi, con Kell, con tutti gli altri di questa gara 6 che sancisce
il 4-2 nella serie, alza bandiera bianca la Virtus che si scuce lo scudetto dal petto, passa i suoi avversari di questa sera all'Olimpia Milano che vince gara 6 81-64 ed è campione d'Italia per la 29esima volta nella sua gloriosa storia, e questa è la festa del Forum di Assago, mentre arriva anche Giorgio Armani sotto il palco della premiazione per prendersi il saluto della sua squadra, l'applauso dei suoi tifosi. E allora posa per le foto ricordo, e l'Olimpia Milano è campione d'Italia per la stagione 2021-2022, è il 29esimo titolo nella storia della squadra più titolata d'Italia.